Iniziamo con oggi un altro ciclo di webinar con la collaborazione di Porta Futuro Lazio e il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia. E i webinar di questo mese di gennaio sono molto focalizzati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire da quello di oggi che sarà tenuto dall'ingegner Gianluca Coltrinari, che molti di voi conoscono, e che, come sapete, è un consulente che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. Gianluca collabora con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma 3 e con l'Università della Tuscia e con il nostro laboratorio di ergonomia e sicurezza del lavoro. È stato uno dei co-organizzatori dell'ultimo Safety Day tenutosi a ottobre e diciamo, mi aiuta anche a organizzare questi webinar su questa materia, diciamo, alla quale mi è molto vicino. Io non perderei altro tempo e lascerei la parola a Gianluca se è pronto. Buonasera a tutti, vedo qualche faccia che conosco, c'è qualcuno che conosco e che ringrazio anche per aver partecipato qui. Ok, allora, diciamo, io scusate intanto guardo dall'altra parte perché con l'altro schermo mi proietta su queste altre immagini. Ok, allora, diciamo, l'obiettivo quindi di questo corso è, diciamo, scusate, di questo seminario, innanzitutto ringrazio ancora il professor Cecchini che mi ha dato la possibilità di partecipare e di realizzare questo seminario. E la cosa, diciamo, l'obiettivo di questo seminario è quello di dare diciamo, una panoramica generale con le indicazioni su quelle che, diciamo, sono stati diciamo, gli eventi che hanno, diciamo, in un certo senso segnato la storia della sicurezza sul lavoro. Allora, uno degli aspetti più importanti è legato al fatto che diciamo, la sicurezza sul lavoro parte, diciamo, dall'antichità, quando si è sviluppato il sistema, diciamo, sicurezza sul lavoro nel suo complesso. Consideriamo però che ci sono stati diversi incidenti che a noi ci hanno fatto capire tante cose. Allora, condivido un attimo le slide. Allora, il discorso è questo. Dunque, iniziamo quindi con, diciamo, che cosa ci hanno insegnato le esperienze che sono avvenute nel mondo, diciamo, della sicurezza sul lavoro. Che cosa ci hanno, diciamo, la mia presentazione avrà una parte, diciamo, con un'introduzione generale sulla sicurezza sul lavoro, la storia della sicurezza, come si gestisce un'emergenza, quali sono stati gli incidenti storici più importanti e, diciamo, una sorta poi di conclusioni generali su quelle che sono state, diciamo, su quello che è l'attuale mondo della sicurezza. Allora, l'introduzione. Allora, partiamo, diciamo, dall'antichità, quando fondamentalmente già in Italia avevamo, diciamo, dei primi incidenti che si sono verificati, fra cui quello famoso alla Fenice di Venezia. E altra cosa importante, diciamo, noi parliamo tanto di sicurezza perché questi incidenti hanno per esempio riguardato anche altri eventi, come per esempio il famoso incendio del Cinema Statuto. Allora, il Cinema Statuto fu un incendio che sicuramente molti di voi ricorderanno. È stato un incendio che ha coinvolto le persone presenti all'interno diciamo, di un cinema dove tutte le persone stavano diciamo, guardando il film. A quel punto, che cosa succede? Scusate, questo incendio si verifica all'interno quindi del cinema con un cosiddetto fuoco covante, ossia un cortocircuito che ha creato una combustione, tale per cui però diciamo, non c'è stata una propagazione di fiamme di fumo, ma soltanto l'emanazione di gas. Che cosa è successo? È diciamo, uscito questo monossido di carbonio, le persone hanno
perso la coscienza e diciamo, hanno perso conoscenza, si sono fondamentalmente diciamo, rese conto di quello che stava succedendo solamente quando alcune persone presenti all'interno del cinema hanno incominciato a sentirsi male, e a quel punto che cosa succede? È stato dato l'allarme, le persone sono uscite e a quel punto però hanno trovato le vie di emergenza chiuse, in quanto il gestore del locale aveva incatenato le porte per evitare diciamo, per evitare che persone senza regolare biglietto potessero accedere. Questo evento purtroppo è stato ricordato perché questo cinema aveva ottenuto il CPI, il certificato di prevenzione incendi, pochi mesi prima. Da quell'evento sono state riviste tutte le procedure per la classificazione dei materiali e per le procedure di mantenimento delle cosiddette misure di emergenza. Da qui poi ci andiamo a vedere anche altri incendi che ci sono stati, sempre la Fenice nel 1996, evento che causò numerosi morti all'interno, scusate, danni ingenti al teatro, e questo incendio venne fondamentalmente causato da un cortocircuito elettrico, e teniamo anche conto che durante queste tipologie di interventi la cosa diciamo l'evento diciamo il fatto negativo è legato all'intervento dei cosiddetti soccorritori, cioè molto spesso fanno più danni i vigili del fuoco con l'acqua che non l'incendio in sé per sé. Questi sono altri esempi di incendi che sono avvenuti in vari contesti. Scusate, sono andato troppo veloce. Allora, vi chiedo una cosa, una cortesia. A volte, non so per quale motivo, essendo una presentazione abbastanza grande, a volte ho dei ritardi nella presentazione, quindi può andare avanti, può andare troppo veloce la slide, o per esempio a volte possono saltare delle animazioni, quindi vi chiedo scusa in anticipo. Ecco qua. Questi sono dei dati che sono avvenuti, diciamo che ci stanno sull'INAIL, che purtroppo sono aggiornati questi al 2019. Questi sono i casi che si sono verificati all'interno diciamo, all'interno del territorio nazionale. Purtroppo, come possiamo vedere, ci sono degli incrementi legati diciamo, alla presenza del Covid. Ok, allora parliamo adesso un po', diciamo, tra virgolette, di sicurezza sul lavoro in termini di storia. Allora, già nell'antichità, con gli antichi egizi, la forza lavoro veniva utilizzata, diciamo, non in proprio in modo consono rispetto agli standard di oggi. Lascio il tempo ovviamente di leggere. Ma già, diciamo, con Ippocrate e già ai tempi dei Romani ci si incominciava a porre il problema di come, diciamo, affrontare il problema del fatto che qualche lavoratore si potesse fare male. Ossia, si incominciava a porre il problema che ci sia una correlazione tra malattie professionali, infortuni ed attività lavorative. Quindi, in modo, diciamo, del tutto primitivo e primordiale, si incomincia a creare una correlazione tra attività lavorativa e infortunio trattino malattia professionale, ossia lavoro, salute delle persone. Si incomincia ad affrontare la problematica in modo, diciamo, più concreto e più, diciamo, attento, con, diciamo, i primi trattati, il De Re Metallica di George Bauer e il De Morbis Artificum Diatriba di Ramazzini. Perché rappresentano, diciamo, questi elementi diciamo, un punto cardine di riferimento? Perché a livello scientifico, in un periodo in cui si trattava quasi sempre tematiche di carattere letterario, culturale,
e filosofico, per la prima volta si incominciano ad affrontare delle tematiche di carattere, diciamo, tecnico-scientifico. Da cui, infatti, addirittura abbiamo delle citazioni nei testi sacri della Bibbia, delle prime opere d'arte. Fino ad arrivare al primo periodo di cambiamento, ossia la rivoluzione industriale. Con la rivoluzione industriale si verifica il distacco tra capitale e lavoro e quindi incominciano ad esserci le prime linee di produzione. Incominciano ad esserci le prime problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Teniamo conto che durante quel periodo la salute del lavoratore non veniva minimamente presa in considerazione. Nei sobborghi di Londra, quindi, si incominciano a creare queste mega metropoli. Queste mega metropoli diventano il punto di collegamento tra il mondo rurale e il mondo industriale. E teniamo anche conto che in quel momento si verificano sostanzialmente una serie di anche epidemie che purtroppo già oggi noi conosciamo per quello che stiamo vivendo. Queste epidemie però si verificano nel momento in cui vengono a venire, mancano delle condizioni, diciamo delle misure basilari di igiene e di salute. Che cosa successe? Quindi si incominciò a porre il primo problema della correlazione tra la vita personale dei lavoratori e la vita, diciamo, passatemi il termine, professionale dei lavoratori all'interno di queste grandi catene di produzione e di montaggio, in quanto le problematiche di salute ovviamente erano sempre correlate, fra di loro. In Italia che cosa succede? Con, diciamo, una premessa, ahimè, poco diplomatica ma veritiera. Fino ai primi del 1900, del tema sicurezza e salute sul lavoro, sostanzialmente non gliene frega niente a nessuno. Quindi non vengono emanate delle effettive direttive per poter fondamentalmente affrontare il problema di salute e sicurezza sul lavoro, mentre invece però in Italia c'è da dire che per una volta tanto diciamo, noi siamo stati antesignani per delle cose, diciamo, abbastanza importanti, una su tutte le leggi sulla sicurezza. Infatti, con il Regno Sabaudo, nei primi del 1900, vengono emanate delle norme che vanno a tutelare la salute dei lavoratori, gli migranti, la presenza di donne e fanciulli, vengono istituite delle casse di invalidità per i lavoratori, per gli operai, si incomincia a parlare di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quindi a livello, diciamo, legislativo si incomincia ad affrontare il problema in modo estremamente concreto ed efficace. Altra cosa importante, quindi vengono anche fatte delle prime convenzioni a livello internazionale. E a quel punto si incominciano ad avere anche i primi circoli di ispezione con la nascita dell'ispettorato, quindi del lavoro. Tanto per fare un esempio di carattere pratico, ecco qua il nostro amico Titanic. Ok? A quel punto che cosa succede? Durante i primi del Novecento diciamo, non interessa a nessuno dei problemi di salute e di sicurezza sul lavoro. Che cosa però succede? Incomincia ad esserci scoppia quindi la guerra e di conseguenza incominciano ad esserci le prime attività industriali, tali per cui all'interno, diciamo, del contesto della produzione di carattere bellico, non vengono ovviamente osservate misure di sicurezza adeguate ed idonee, di conseguenza si verificano anche degli incidenti sul luogo di lavoro. Queste foto che voi vedete sono delle foto che sono state tratte da una rivista originale dell'epoca e riprendono proprio dei processi industriali
tali per cui sono riprese delle attività all'interno delle catene di produzione belliche che però non osservano le prescrizioni basilari di sicurezza. Basti vedere le tipologie di equipaggiamento, basti vedere le distanze tra i punti di lavoro, cosa che ancora viene più in attenzione è questa. Come potete ben vedere, scusate per il lavoro di sottofondo, stanno facendo delle prove, perché vi parlo dal laboratorio di ingegneria meccanica e quindi, come potete ben immaginare, vengono fatte delle prove. E proprio in questo periodo avvengono dei primi incidenti sul lavoro. Scusate, è 1917, eh? Avvenne l'esplosione in un'azienda dove venivano prodotte delle atti dove venivano prodotte munizionamento per la Grande Guerra. A un certo punto, durante il processo, avvenne l'esplosione di, scusate, avvenne lo scoppio di una di un elemento di una carica esplosiva che con il cosiddetto effetto domino coinvolse purtroppo l'intero fabbricato. 1917, Inghilterra. Considerate che l'esplosione ricorda molto quella che abbiamo visto a Beirut. L'esplosione quindi di Beirut è molto simile, diciamo, a questa in termini di effetto di impatto sulla popolazione locale. Nel periodo post bellico, in Italia incomincia ad esserci una emanazione costante di leggi che rappresentarono per l'epoca un cambiamento sostanzialmente epocale. Si incomincia a parlare di strutture statali che debbano effettuare dei controlli sull'attività lavorativa, si va ad affermare il principio di tutela per il proletariato e infatti vengono emanate tutta una serie di normative che hanno rappresentato un punto cardine nella storia della sicurezza sul lavoro. A monte, ovviamente, che cosa successe? Venne introdotto l'articolo 400, l'articolo 437 del codice penale con la fattispecie di delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni di lavoro e si incomincia quindi a parlare di infortuni sul lavoro intesi come dei reati. Tenete conto che queste normative durante il periodo del ventennio rappresentarono una sorta di cambiamento epocale proprio perché ci fu un approccio completamente differente rispetto a quello che c'era stato e alcune di queste norme sono tuttora ancora vigenti. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale, quindi passiamo nel periodo dal 1939 al 1935. Rispetto alla Prima Guerra Mondiale, che cosa succede? Abbiamo lo stesso problema di coinvolgimento della popolazione maschile al fronte, mentre le donne erano impiegate all'interno delle catene di montaggio per la produzione per sostenere lo sforzo bellico. Cosa però differente rispetto al precedente conflitto mondiale, il fronte si estende anche alle città, vengono coinvolte le fabbriche e aumentano i ritmi di produzione in modo estremamente consistente. Per far capire la differenza, notiamo, scusate, ecco qua, notiamo queste foto durante la produzione bellica durante la Prima Guerra Mondiale e invece andiamo a vedere come nella Seconda Guerra Mondiale si instaura il concetto di catena di produzione di massa
e quanto aumentino i ritmi di produzione. Cosa che ovviamente dal punto di vista della sicurezza ha un impatto estremamente rilevante. Quindi uno sviluppo della tecnologia rapidissimo, ritmi di produzione incessanti che coinvolgono tutta la manodopera, sia femminile che maschile. Queste sono delle foto prese negli Stati Uniti di America. Sappiamo da fonti certe storiche che i ritmi di produzione per sostenere lo sforzo bellico ebbero un ruolo determinante anche sull'esito del conflitto. Dopo la guerra, quindi, arriviamo in un punto, diciamo, a un momento cardine. Avvengono le elezioni in Italia, nasce la Repubblica, la Costituzione, vengono definiti due articoli fondamentali, l'uno e il 41, quindi il concetto di riconoscimento del lavoro e soprattutto il sostegno all'iniziativa privata. Negli anni 50 e 60 poi avviene il cosiddetto boom economico. In questo boom economico chiaramente c'è un forte sviluppo e impatto dell'industria, con uno sviluppo tecnologico estremamente consistente e chiaramente l'emanazione di tutte le normative che hanno chiaramente avuto un impatto estremamente rilevante. Ok? Eccole qua, DPR 547, il 300 del 164, diciamo sono quelli più importanti. Molti di voi sicuramente che partecipano a questa conferenza sicuramente si ricorderanno le famose 500 nelle catene di produzione della Fiat. Durante questi anni avvengono anche qui tutta una emanazione di leggi che vi sto qua a saltare fino ad arrivare, diciamo, all'inizio degli anni 90. Ok, allora diamo, diciamo, essendo le 2 del pomeriggio di lunedì, mentre non so, insomma, col tempo che è, veniamo tutti dal lockdown e dalle feste passate dentro casa, immagino l'entusiasmo nel sentir parlare di sicurezza sul lavoro. Questi, insomma, sono sostanzialmente degli input che, diciamo, ho voluto dare per far vedere quali sono stati i passaggi fondamentali che hanno portato alla emanazione della normativa in termini di sicurezza che è stata fino ad oggi. Una cosa fondamentale, e poi proseguo rapidamente, giuro solennemente. Fino agli anni 90 la legge sulla sicurezza aveva un approccio di tipo repressivo, ossia io Stato dicevo al datore di lavoro: qualsiasi cosa accada, la colpa è la tua. Successivamente, con la famosa 626 del 94, che molti di voi conosceranno, si passa da un approccio di tipo repressivo ad un approccio di tipo gestionale. Cioè, che cosa significa? Che vengono introdotte tutta una serie di figure che chi si occupa di sicurezza conosce sicuramente: l'RLS, l'RSPP, il coordinatore della sicurezza dei cantieri e quant'altro, tale per cui si va a creare un sistema di gestione della sicurezza che vada a coinvolgere tutte le figure presenti per far sì che all'interno di un contesto lavorativo, dall'amministratore delegato in testa fino al lavoratore che alza la sbarra, alza e abbassa la sbarra tutti i giorni all'interno dello stabilimento, tutti vengano coinvolti e partecipino al sistema sicurezza. Detto ciò, continuo con la condivisione delle slide per dare continuità a quello di cui stavamo. Di quello di cui stavamo parlando. Allora, ecco qua, quindi nel 626, diciamo con la famosa 626 del 94, avviene questo cambiamento dove appunto si inserisce il concetto di sistema di sicurezza dove l'uomo anziché la macchina vengono considerati all'interno del sistema sicurezza azienda. Questo passaggio è fondamentale perché sarà la base con cui verrà poi elaborato il testo unico della sicurezza,
che è la normativa della sicurezza tuttora in vigore. Due parole vanno, diciamo, un attimino dette. Questa 626 del 94 dura fino al 9 aprile del 2008. Perché, diciamo, questa data è importante? Perché si passa da tutta una serie di norme che riguardano la sicurezza sul lavoro, tutte differenziate fra di loro, al cosiddetto testo unico, cioè un unico testo che raccoglie tutte le normative in tema di salute e sicurezza sul lavoro, a seguito però di un evento che purtroppo diventa, che purtroppo è nella memoria di tante persone, ossia il 6 dicembre del 2007 a Torino avviene l'esplosione all'interno di un'acciaieria con 7 morti. Quindi questo è quello che avviene. Durante questa lavorazione, e in merito a ciò, io poi ho preparato alcuni video da farvi vedere. In particolare, che cosa successe, in due parole, durante le attività di lavorazione all'interno di un'acciaieria vengono evidenziate delle criticità a causa dello scorrimento irregolare di un nastro di acciaio, vengono prodotte delle scintille e queste scintille purtroppo danno adito, fanno scoccare un incendio che purtroppo avrà degli effetti devastanti. Infatti gli operatori che intervennero trovarono i mezzi estinguenti non all'altezza, alcuni estintori non funzionarono e si scaricarono subito, altri incominciarono a funzionare ma quasi si interruppero immediatamente il loro funzionamento. Ma la cosa importante fu che questo incidente portò alla condanna, sui vari diversi gradi di appello, dei dirigenti della ThyssenKrupp. L'allora PM Guariniello della Procura di Torino avviò delle indagini estremamente puntigliose e serrate al fine di poter arrivare alla condanna dei dirigenti ThyssenKrupp, cosa che rappresentò un evento epocale nell'ambito della storia della sicurezza sul lavoro. Ecco quello che successe. Questo incidente avviene il 9 dicembre del 2007. 6 mesi dopo viene emanato il testo unico della sicurezza sul lavoro. Questo testo raccoglie tutta la normativa in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. In particolare però ricordiamoci che le tematiche invece antincendio vengono disciplinate con un regolamento a parte. E quindi chiaramente chi fa antincendio lo sa perfettamente, attività di incidente, rischio di rilevante e quant'altro, hanno, diciamo, passato in termine una trattazione a sé. Questa chiaramente una cosa per dovere di cronaca. E è chiaro che queste sono ovviamente delle pillole su queste tematiche, diciamo bisognerebbe parlarci le settimane intere, nel senso che l'evoluzione della normativa è stata molto consistente, ci sono delle basi giuridiche che un avvocato o chi si occupa di sicurezza vi potrebbe spiegare molto meglio di me. Diciamo che per noi, per la maggior parte, per noi tecnici, per noi che ci occupiamo di sicurezza, ci servono i punti essenziali per sapere cosa bisogna fare e quali sono le problematiche a cui possiamo andare incontro. Allora, ricomincio. Ecco qua. Sempre, diciamo, in generale sulla gestione dell'emergenza. Allora, che cos'è un'emergenza? Di emergenze ne conosciamo tante,
Stefano, riconosci sta foto? Sì. Sì, adesso è un po' diverso, fortunatamente. Adesso l'ho messa in tuo onore questa, eh. Grazie. Parigi, quando ci fu l'attentato, lì all'azienda, diciamo lì dove venivano, a quella sede dove venivano realizzate le vignette. Questa l'ho messa in onore di mio cugino, che ho visto che c'è in aula. Questa è l'alluvione di Senigallia, che c'è stato un po' di anni fa, perché io sono romano ma di origine marchigiana. Terremoto di Amatrice, incendio dell'Eni a San Nazaro, eventi di catastrofi ambientali, di carattere climatico quando c'è la neve, esplosioni in Messico. Questo è quello che è successo a Beirut. E questo è quello che è successo negli ultimi giorni, di cui abbiamo sicuramente sentito parlare. Definizione di emergency. Quindi, dal vocabolario Treccani viene definita emergency, molto spesso sentita a volte anche impropriamente usata. Quindi, particolare condizione di cose o di stato, momento critico, non ha, diciamo, un preciso significato giuridico nell'ordinamento italiano e prevede invece lo stato di pericolo pubblico. In generale, però, l'emergenza può essere anche definita, secondo quello che abbiamo visto, uno scostamento dalle normali condizioni di lavoro, che può causare quindi danni a cose o persone, e che chiaramente deve essere ridotta in tempi brevi e con interventi mirati. Qual è un parametro fondamentale quando io vado a gestire un'emergenza? Il tempo, il cosiddetto decision making, perché ovviamente in questo evento ho delle determinate tempistiche con cui posso intervenire, in quest'altro ne ho delle altre. Ok? Perché è così importante, diciamo, il parametro tempo? Cioè, perché c'ha questo significato così rilevante? Ma soprattutto, basta solo il tempo per saper gestire un'emergenza? Cioè, mi serve solo questo? Ovviamente, se vi faccio la domanda, la risposta è no. E lo capiamo con questo, con la descrizione di questo evento. Per dovere e per, diciamo, etica professionale, sappiate che le informazioni che io vi sto per illustrare in merito a questo evento e che poi illustrerò nei seguenti incidenti, sono fonti di carattere pubblico. Quindi Commissione per il Moby Prince, la Commissione ufficiale dell'inchiesta del Senato, le informazioni rilevate da internet di varie università, anche Wikipedia e anche siti che trattano tematiche di sicurezza, mentre invece per quanto riguarda Notre Dame ancora non si hanno informazioni ufficiali in quanto l'indagine è ancora in corso. Chiaramente un evento di risonanza mondiale, come potete ben ricordare. Cosa è successo quel pomeriggio? Allora, alle 6:20 scatta l'allarme. Ok? Ricevuto l'allarme, uno dei guardiani si reca sotto il tetto per verificare cosa è successo. Quindi l'operatore va su e dice tutto a posto. Ok? Dopo la prima segnalazione, mentre tutti stanno uscendo, si verifica una seconda volta l'allarme,
ma a quel punto, ahimè, i giochi sono fatti. Quindi la telefonata purtroppo è arrivata 31 minuti dopo. Chiaramente ci è voluto molto per poter spegnere tutto l'incendio. Qual è stata la causa dell'incendio? Allora, questa qui la metto insieme il mio amico Antonio Stabile. La prima cosa, si parla sempre di complotto, giusto Antonio? Nelle buone tradizioni? Hai ragione, hai ragione. E sarò messa in tuo onore questa, eh? Grazie. Ovviamente è stato accusato il cantiere. Quindi, diciamo, il primo sospettato è che l'incendio sia partito dal cantiere. Ok? Quindi fino a questo punto c'è un potenziale colpevole. Ok? Però in generale, diciamo, noi andiamo a vedere insieme che cosa non ha funzionato e soprattutto qual è stato il motivo. La prima domanda è: perché l'allarme non è arrivato immediatamente ai vigili del fuoco? Ok? Quindi, perché non è arrivato a loro? Dobbiamo tener conto che stiamo parlando di un'abbazia, quindi di un edificio estremamente antico, come tutti quelli in Francia. Il sistema di allarme non avverte direttamente i vigili del fuoco subito, ma fondamentalmente che cosa fa? Manda fondamentalmente sul posto un guardiano, verifica va sul punto segnalato dall'impianto, verifica se questo è vero e poi eventualmente. Per quale motivo viene fatto questo? Perché molto spesso in questi impianti una delle problematiche fondamentali con cui si ha a che fare sono i cosiddetti falsi allarme. Il falso allarme è all'ordine del giorno. Infatti, il fatto di avere un sistema che invia l'allarme ai vigili del fuoco solamente quando si è sicuri di quello che è successo garantisce il fatto di non far intervenire i vigili del fuoco inutilmente. Ok? Scusate, io ogni tanto bevo. Qual è però la criticità principale? È che mi si allungano i tempi di intervento. Cioè, nel momento in cui io avverto i vigili del fuoco, ho constatato che l'incendio è vero, però è già passato del tempo prezioso. Quindi io so che se avverto in ritardo, tra virgolette, devo mettere in conto che un problema, diciamo, tra virgolette, già ce l'ho. Cioè, i soccorsi arrivano in ritardo. E infatti una delle soluzioni possibili era quella che nei musei come al Louvre c'è costantemente una pattuglia dei vigili del fuoco, ma il problema è che a Notre Dame tutto era affidato ai guardiani con cosiddetti compiti di security, non di safety. Che cosa significa? Che il guardiano doveva controllare che nessuno entrasse in modo non autorizzato, che nessuno facesse danni, ma non aveva compiti di sicurezza intesa come safety, cioè non era personale addestrato per intervenire in tematiche tra virgolette antincendio. Quindi la criticità principale da che cosa era rappresentata? Era legata al fatto che io avevo a che fare, la chiesa era costituita da una struttura in legno estremamente datata. Quindi chi ha fatto la valutazione del rischio sapeva perfettamente che vi erano delle strutture costituite da travi di quercia, andatoie e scale che avevano tre tipologie di problemi. A. Rendevano difficile l'individuazione di un eventuale principio di incendio. B. Favorivano lo sviluppo del principio di incendio, cioè prende fuoco una trave, coinvolge immediatamente tutte le travi adiacenti e vicine. Quindi porta ad un rapido sviluppo della propagazione di fiamme. Secondo punto. Terzo punto, la difficoltà di accesso.
io per poter intervenire sotto un solaio costituito da numerose travi, chiaramente ho difficoltà per poter accedere e quindi poter intervenire. Di conseguenza, che cosa succedeva questo? Io avevo difficoltà di accesso alla struttura e non potevo andare a posizionare i normali impianti convenzionali antincendio. Molti di voi sicuramente che partecipano a questo seminario sanno che cos'è un impianto sprinkler, che cos'è un EFC, un evacuatore di fumo e calore. In generale possiamo dire che l'impianto diciamo convenzionale antincendio è costituito da un rilevatore, un di fumo, un rivelatore e in molti casi un sistema di intervento automatico che può essere per esempio a CO2, ad acqua o a schiuma. Qual è il compito di questi impianti? Non è spegnere l'incendio, cioè se ci si riesce tanto meglio, ma contenere gli effetti in attesa che arrivino le squadre di soccorso. Ecco, all'interno di Notre Dame questo non era possibile. Per quale motivo? Perché se io sul muro del 500, quello che era 1500, 1400, adesso non sono un esperto di storia dell'arte, vado però su quelle travi a metterci un sistema di tubazione all'interno del quale passa l'acqua, è chiaro che il danno che non faceva l'incendio l'avrei fatto prima io andando a installare strutture che non potevano minimamente essere compatibili con la tipologia di edificio su cui si stava intervenendo. Quindi i cosiddetti, per esempio, muri tagliafuoco non li potevo andare a mettere, perché chiaramente potete ben immaginare quanto sia difficoltoso intervenire su una struttura antica e preziosa dal punto di vista culturale come quella. E quindi nel sottotetto loro sapevano che si sarebbe propagato rapidamente e velocemente l'incendio, quindi era un elemento che era stato valutato. E soprattutto qual era il problema grosso però? Che non si potevano andare a mettere, quindi ripeto, i convenzionali impianti antincendio, quindi CO2, anidride carbonica, scusate, CO2, schiuma o acqua. E quindi non avevano fatto nulla? Classica domanda che viene fatta. Assolutamente nulla di più falso. E cioè, loro, Stefano, parlando in termini calcistici, se la giocavano catenaccio e contropiede, cioè mettiamo i sensori di fumo e mettiamo i guardiani, che appena si accorgono che qualcosa non va, chiamano la cavalleria. Ok? Mm-hmm. Attenzione, non erano degli sprovveduti, quindi tutti i sensori venivano controllati e vi erano sempre due persone di guardia per dare un allarme. Ok? Quindi era un sistema più che collaudato. Il problema qual è stato? Che all'interno, poi diciamo, manca la parte conclusiva, diciamo, di questa diciamo illustrazione, volutamente l'ho tagliata perché le indagini sono ancora in corso, non si sa diciamo ancora quali sia la diciamo quali siano i profili di responsabilità precisi. Il problema qual è stato? Che quando è avvenuto lo sviluppo dell'incendio ci sono stati due fattori fondamentali. A, la prima volta loro non se ne sono accorti, avete visto prima allarme l'hanno scambiato per un falso allarme. Quindi, primo elemento critico, tra virgolette, umano, è mancato il perno chiamato uomo. L'addetto non se n'è accorto. Per chi fa sicurezza sa meglio di me, c'è il cosiddetto albero dei guasti. Faccio tutte le ipotesi che mi possono portare all'evento incidentale negativo. Parlando in termini calcistici, per fare un esempio banale, noi possiamo dire se sbaglia, se perde palla l'attaccante, se subisce un fallo il centrocampista, se sbaglia il difensore, che cosa succede? Allora, perde palla l'attaccante, immediatamente la squadra assume un certo aspetto tattico. Perde immediatamente palla un centrocampista, il compagno si schiera accanto, la difesa si accorcia. Perde palla il difensore, diventano problemi. Nella progettazione della sicurezza sul lavoro si fa esattamente in questo modo. Ci sono, a fronte dell'evento negativo, come si ripercuote questo sul mio sistema? Molti di voi sicuramente hanno sentito parlare della famosa frase Houston, abbiamo un problema. Nacque tutto questo quando vennero inviati i primi shuttle sulla Luna
dalla NASA perché venivano ricostruiti attraverso gli alberi di guasto tutte le potenziali configurazioni di evento negativo che potevano portare o no all'annullamento della missione. Infatti il famoso Houston abbiamo un problema, perché divenne famoso? Perché loro ebbero un problema su una piccola resistenza che doveva scaldare l'ossigeno per mantenere allo stato gassoso. Però quell'evento negativo, quando se ne sono accorti, non ha compromesso la missione e ha permesso alla navicella di rientrare e quindi di salvare sia la navicella stessa che l'equipaggio. Purtroppo altri eventi che si sono verificati durante il lancio di uno shuttle hanno avuto invece delle conseguenze estremamente, diciamo, disastrose, con purtroppo in alcuni casi anche la morte del personale che era a bordo. Ok? Questo, diciamo, è il quadro generale. Cosa è successo? A Notre Dame, uno non se n'è accorto, fattore umano, ma soprattutto c'è stato un altro fatto, che il fuoco si è propagato molto più rapidamente rispetto a quanto ci si aspettasse. Quello è, chi è che fa antincendio? Stefano sicuramente lo sa meglio di me, anche con le esplosioni, sa perfettamente che non tutto brucia insieme, non tutto brucia allo stesso modo, non tutto esplode insieme, non tutto esplode allo stesso modo. Quel tipo di legno A era antico e quindi facilmente poteva prendere fuoco, ma soprattutto B è stato appurato che quel giorno c'era del vento. Le travi di legno si trovavano ad un'altezza di almeno 40-50 metri, le correnti d'aria che hanno coinvolto il tetto della chiesa purtroppo hanno alimentato molto rapidamente l'incendio con delle conseguenze ovviamente devastanti. Ok? Quindi a fronte di questo si è capito perfettamente come A, il fattore tempo non è l'unico elemento fondamentale, B, ci deve essere un altro elemento che deve essere assolutamente di cui bisogna assolutamente tenere in considerazione. Che cos'è? È questo qui, ossia, cos'altro è importante e soprattutto cos'altro è fondamentale? La preparazione dell'intervento. Ok? Preparazione dell'intervento significa che se io preparo l'intervento e arrivo in tempi limiti accettabili, io sono efficiente ed efficace. Se preparo l'intervento ma non arrivo in tempi, con tempistiche accettabili, sono efficiente ma non efficace. Ok? Classico esempio, la squadra dei vigili del fuoco esce, la pattuglia dei carabinieri arriva, ma non nelle tempistiche necessarie, quindi il sistema ha funzionato correttamente, ma non arrivando in tempo, quindi è stato, scusate, efficiente, ma non arrivando in tempo, non è stato efficace. Quando invece non preparo l'intervento, però arrivo in tempi accettabili, non sono efficiente, forse sono efficace. Classico esempio, c'è una festa, c'è un evento organizzato, non autorizzato, non ci sono le squadre di emergenza, non è stato fatto il piano di emergenza, nulla è stato preparato, però botta di fortuna vuole che quel giorno, durante la festa, c'è il ragazzo di una partecipante che è un vigile del fuoco, prende in mano lui la situazione e risolve tutto il problema. Se invece io non arrivo in tempi accettabili, non sono efficiente, non sono efficace, ma soprattutto ho un peggioramento della situazione. Ma soprattutto, che cos'è che comporta l'emergenza? Il drammatico effetto del panico. Il panico è un qualche cosa che purtroppo, una volta che si sviluppa e che si diffonde, non lo andate più a controllare. In generale per panico si intende un comportamento irrazionale, coinvolge le persone all'interno di una folla, si vuole sostanzialmente sopravvivere a discapito degli altri,
e quindi si crea un cosiddetto effetto domino che non si controlla più. Infatti, quando si sviluppa il panico, abbiamo un'agitazione psicomotoria del gruppo, ci sono i famosi fenomeni di ansia, di allarme, voci incontrollate, le cosiddette possibili vie di fuga, scappiamo di qua, c'è una via libera che è estremamente pericolosa, c'è un senso di passività, di abbandono, e se non c'è una leadership e un piano, diciamo, un coordinamento, ci sono i cosiddetti fattori di precipitazione. Ricordiamo tutti cosa è successo in questo evento. Ok? Questi sono degli esempi dei cosiddetti fattori di precipitazione. Questo, per la precisione, sapete cosa successe? Che la tragedia di Chodinka, penso che si pronunci così, si è verificata non tanto per il lancio delle monete, ma alcune fonti storiche dicono che ci fu questo lancio di monete da parte dello zar quando fu eletto, ma soprattutto che venne organizzato un banchetto per festeggiare appunto la nomina e l'elezione di questo zar, e questo banchetto provocò l'ammassamento delle persone che poi purtroppo arrivarono tutte insieme in un unico punto, si verificò la diffusione del panico e ci furono ben 1400 morti, alcuni dicono anche 1600. Questo avvenne a Tokyo, durante i bombardamenti ci fu una ressa di fronte alla, diciamo, a un rifugio antiaereo, quindi tutti per entrare si accalcarono e ci furono dei morti, e questo è quello che avvenne a una discoteca di Boston nel 42. Ma perché, diciamo, è così importante saper gestire tutte le fasi di un'emergenza? Cioè, noi quindi, fino ad arrivare a questo evento, abbiamo detto, allora, c'è questa emergenza, la dobbiamo saper gestire, abbiamo detto che è importante il tempo, abbiamo detto che è fondamentale preparare gli interventi in fase di gestione dell'emergenza, ma perché c'è tutta questa attenzione? Il principio da cui dobbiamo partire è che i vigili del fuoco che noi andiamo a chiamare non sono dei supereroi. Quindi, ragazzi, fino a diciamo fino a questo momento abbiamo visto quindi sostanzialmente quindi quanto sia diciamo importante e delicato saper programmare e gestire, tra virgolette, diciamo un'emergenza. Ok, allora, a fronte, diciamo, di questo, diciamo a fronte di questo, allora io andrei avanti e porterei, diciamo, alla vostra attenzione diciamo alcuni diciamo incidenti storici che ci sono, diciamo, che si sono verificati appunto nella, diciamo, nella storia dell'umanità, prevalentemente industriali. Incidenti industriali. Una cosa importante vi volevo dire. Tenete conto che uno dei fattori fondamentali quando si va a gestire un'emergenza è anche quello di dare delle informazioni che siano estremamente rilevanti per far sì che l'intervento sia il più efficace possibile. Vi faccio vedere al volo
un video che diciamo poi si arriva si trova anche su YouTube molto tranquillamente, che però io ritengo che sia molto costruttivo, perché vi fa capire quanto sia importante l'organizzazione della gestione dell'emergenza, uno su tutte, il dare le informazioni giuste per permettere l'arrivo dei vigili del fuoco in tempi rapidi. Allora, condivido un attimo il video. E infatti un'altra, ecco, diciamo, degli aspetti importanti, sempre in merito alla condivisione delle informazioni, ecco perché è importante. Dobbiamo andare. Questo è un video realizzato a bordo di un APS dei Vigili del Fuoco che sta intervenendo. Se sentite, vengono date le indicazioni per poter intervenire nel modo più rapido ed efficiente possibile. Sentite che durante la comunicazione gli vengono date delle indicazioni per poter. Per potersi coordinare con le squadre già presenti sul posto. Prosegui sempre dritto per quella strada quando sei in via Anconetta. E quindi diciamo lui fondamentalmente dà delle indicazioni che devono permettere alla squadra che alla partenza che è in arrivo per poter diciamo essere più tempestivi ed efficaci possibili, ok? Allora, da qui sostanzialmente proseguiamo, quindi tutto chiaro ragazzi fino adesso? Insomma, come vedete è un quadro molto, diciamo, molto sintetico, molto, diciamo, tra virgolette, anche, diciamo, a descrizione di massima per quelle che sono le caratteristiche per la gestione di emergenza. Tenete conto che in merito alla progettazione di una gestione di un sistema di gestione dell'emergenza, delle cosiddette attività a rischio rilevante, tenete conto che ci sono molte teorie, molti corsi, molte materie che vengono analizzate, quindi sarebbe un discorso molto lungo, ma che esula da questo seminario. Detto ciò, ovviamente interrompetemi quando volete, e passiamo all'analisi quindi di quelli che sono stati degli incidenti storici importanti. Ok, si vede? Allora, primo incidente rilevante. Incidente di Bhopal 1984. 3 dicembre, città indiana di Bhopal. Escono 40 tonnellate di isocianato di metile di una delle più grandi multinazionali americane in India,
la Union Carbide produceva fitofarmaci, quindi anche materiale destinato alla produzione di solventi chimici di varia natura, fra cui anche pesticidi. Controllo del processo produttivo. A un certo punto si verificano delle perdite per il sistema, perché il sistema non funzionava correttamente. A quel punto cosa succede? Il gas si entra dell'acqua, sviluppa calore per una serie di reazioni chimiche. Questo calore porta all'aumento della pressione dei serbatoi, si forma del gas. Questo gas arriva verso la torcia spenta e tappata, la torcia, Stefano correggimi, la torcia viene utilizzata per bruciare i prodotti di scarto dei processi chimici all'interno degli stabilimenti industriali. Esatto. Questa torcia, ovviamente la fortuna del povero, era tappata, aumenta la pressione, esce tutto quanto, non c'era vento, quindi tutto si accumula nella zona circostante. Che succede? Succede questo. Quindi avvengono più di 3.000 morti, ma il problema grosso sono stati gli effetti negli anni successivi. Ancora oggi la situazione è, tra virgolette, estremamente critica, non è stata bonificata l'area, sono state stimate numerose morti legate a questo evento, oltre a malattie di vario tipo. Addirittura chi va ancora su questi posti rischia di sentirsi male, e ovviamente il problema è che le piogge, non essendo stato fatto del contenimento, portano alla diffusione dell'acqua nel terreno circostante, e quindi i dati mostrano che la situazione è ancora molto molto critica. Ok? Questo è quello che successe. E oggi ecco com'è. Allora, un incidente molto simile avvenne 10 anni prima. Stefano, correggimi se sbaglio, era il 74-75 quando avvenne Seveso, giusto? Sto andando a memoria, eh? Dovrebbe essere quegli anni lì. E quell'incidente fu molto simile, perché ci fu una fuoriuscita di materiale da uno stabilimento industriale. E questa nube tossica si diffuse nell'ambiente circostante con degli effetti devastanti e pesantissimi per tutta la popolazione locale. Furono abbattuti centinaia di migliaia di capi, e soprattutto le persone che si trovavano in quella zona, purtroppo, ahimè, vennero, diciamo, in un certo senso condizionate negli anni successivi per diciamo la loro salute, ossia le malattie negli anni successivi in quelle zone risultarono estremamente superiori alla media di qualsiasi altro posto. Ok? Pochi anni dopo avvenne questo, che purtroppo ci ricordiamo tutti quanti. Sapete, qualcuno di voi ha visto la serie che c'è stata? Quella su Sky, l'hanno fatta un po' di tempo fa. Il 26 aprile dell'86, Pripyat,
avviene un incidente presso la centrale nucleare Lenin nell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina. Quindi sostanzialmente cosa succede? Scoppia un reattore numero 4. Questi verificarono due esplosioni ravvicinate una all'altra. Queste esplosioni fecero, tra virgolette, passatemi il termine, saltare in aria il coperchio di protezione dell'impianto. Il reattore venne lasciato scoperto e tutta la nube tossica si riversò nell'aria. Quindi l'aspetto fondamentale è legato al fatto che in quell'evento non ci fu un'esplosione di tipo nucleare, tanto per capirsi Hiroshima, ma ci fu una esplosione di carattere termochimico, tale per cui vennero riversate nell'aria tonnellate di sostanze radioattive che si diffusero in tutta l'Ucraina, purtroppo in tutta l'Europa e, ahimè, in tutto il mondo. Quindi vennero coinvolte delle squadre di soccorso esterne, il personale della centrale, la popolazione locale, la popolazione mondiale e il personale sanitario degli ospedali, perché tutte queste persone, quando poi arrivarono negli ospedali, purtroppo erano altamente radioattive, in particolare i soccorritori che vennero chiamati liquidatori. In merito alle criticità che sono state evidenziate, ci furono, diciamo, due tesi. La prima ovviamente diceva che la colpa era degli operatori dell'impianto, la seconda disse che vi erano dei problemi strutturali all'interno del reattore nucleare RBMK, dei problemi proprio di progettazione. Altra cosa, chiaramente ci furono dei ritardi nella comunicazione dell'evento per motivi di natura non tecnica, cioè le autorità all'epoca diedero comunicazione ufficiale soltanto diversi giorni dopo, perché si cercò il più possibile di nascondere l'evento che era appena avvenuto per ovvie ragioni legate al momento storico dell'epoca. Quindi a livello di fattore di contingente ci si accorse che il personale non era stato adeguatamente formato, il reattore aveva dei problemi nelle barre di controllo con dei difetti che si erano già manifestati precedentemente. Per poter fare bella figura, il direttore dello stabilimento forzò la realizzazione di questo esperimento, portando all'estremo la realizzazione di questo, diciamo, portando all'estremo le prestazioni dell'impianto nucleare. Ci fu una scarsa comunicazione tra gli addetti alla sicurezza e gli operatori che dovevano condurre l'esperimento, perché chiaramente lì ognuno aveva la sua specializzazione. La presenza dei venti ovviamente favorì la diffusione della nube tossica in tutta l'Ucraina e in tutto il mondo. Ok? Gli effetti furono devastanti. Tenete conto, signori, che questo io ho messo i dati più significativi, però ancora non riesce ad esserci una stima ufficiale, in quanto il governo ucraino ha detto, tra virgolette, ha dato una versione, il governo dell'attuale Russia ne ha data un'altra, una relazione di Greenpeace ne ha data un'altra ancora. Comunque, purtroppo, come potete facilmente immaginare, ci sono migliaia di persone che hanno avuto degli effetti estremamente devastanti dovuti al contatto indiretto o diretto con questo materiale altamente radioattivo. E purtroppo considerate che c'è un museo a Pripyat dell'incidente nucleare, ci sono addirittura, se cercate anche su internet, si trovano dei corpi di animali
che hanno subito delle mutazioni genetiche a seguito della fuoriuscita di questa sostanza radioattiva. Oggi fondamentalmente l'impianto è stato dismesso, è stato incapsulato tutto quanto con il cosiddetto sarcofago, che è una struttura che chiude il vecchio reattore nucleare. Purtroppo è ancora dal punto di vista radioattivo altamente attivo. L'impianto è stato dismesso ad aprile dell'anno scorso, quindi il 7 aprile c'è stato un incendio nella foresta circostante e purtroppo c'è stata un'alta presenza di contaminazione radioattiva in tutta l'area adiacente all'impianto e in tutta purtroppo l'Europa, e addirittura si dice anche che alcuni elementi di radioattività siano stati raggiunti addirittura in America. Questo è quello che è successo. Questi furono i cosiddetti liquidatori che intervennero sullo stabilimento purtroppo morirono poco dopo. Questa era la sala di controllo con la centrale, con le varie unità. E queste furono le foto realizzate quando entrarono all'interno della centrale. Oggi è stato realizzato quindi una struttura di protezione per il nocciolo con il cosiddetto sarcofago. Ancora oggi purtroppo è presente questo materiale fissile. La città intorno ovviamente è deserta. Questo è il monumento che è stato fatto ai vigili del fuoco che sono intervenuti. Ok? Settore industriale, settore marittimo. Una delle più grandi tragedie è stata il Moby Prince del 91, 10 aprile, fuori dal porto di Livorno, quando due navi si scontrano fra di loro, il traghetto Moby Prince e la petroliera dell'Agip Abruzzo. Le due navi, sostanzialmente, una era, così come si dice in gergo tecnico, in rada, l'altra stava uscendo dal porto di Livorno destinata alla Sardegna. Ci fu l'impatto tra le due navi, si formarono delle scintille. Queste scintille fecero da innesco a tutto il carburante che era fuoriuscito dalla petroliera e che, ahimè, coinvolse tutta la nave. Quale fu il problema? Che dopo l'impatto la nave proseguì per alcune migliaia di metri e questo ritardò l'individuazione da parte dei soccorritori della nave stessa, che purtroppo quando arrivò era ormai in fiamme. 140 morti. Venne stimato che tra le 100 e le 300 tonnellate dell'acqua davanti al porto fuoriuscì del greggio. Le navi furono entrambe demolite. Considerate che la nave fu messa sotto sequestro. Ancora oggi, se andate lì sott'acqua, si trova.
Gianluca, scusa, non si sente più niente. E non sto parlando, si sente? Ah, scusa. No, perché prima... Scusa. No, perché... Si sentiva un po' di frusci di nuovo, scusa. No, perché davo tempo di leggere. Scusa. Va tranquillo. Tu te lo ricordi questo incidente, vero Stefano? Ma sì, l'ho anche seguito perché collaboro con l'ex comandante dei Vigili del Fuoco di Livorno, l'ingegner Ceccherini, che era quello che ai tempi aveva coordinato l'emergenza. Ah, come no? Ceccherini. Collaboro con lui perché adesso ormai è in pensione, lui era stato qua. E mi sono letto tutti gli atti di questa roba qua. Ma qua la cosa più tragica era stata che quando erano usciti loro non sapevano che fosse stato coinvolto la nave passeggeri, la Moby Prince. Loro erano intervenuti. Non mi anticipa nulla, mi stai rovinando la presentazione. Scusa. No, aspetta. Fai una cosa, tietelo per quando finisco la presentazione, perché così poi dopo... Sì, vai tranquillo, scusa. Ciao. Vai tranquillo. Quindi, come diceva Stefano, è stato coinvolto quindi la petroliera Gibb Abruzzo, il Moby Prince, il personale di soccorso del porto di Livorno, della Capitaneria e dei Vigili del Fuoco. Criticità evidenziate. Quindi, come diceva prima giustamente Stefano, ci sono state una serie di cose che non sono andate. Allora, è stato appurato che ci furono degli errori da parte dell'equipaggio del Moby Prince, in particolare sulle procedure di uscita dal porto. Attenzione, il fatto che abbiano sbagliato loro non vuol dire che l'incidente è stato causato per colpa loro, Questo è stato appurato. Cioè, sono stati degli elementi che hanno sicuramente favorito, o meglio, non hanno contenuto gli effetti della tragedia, che però comunque si sarebbe verificata lo stesso. Quindi questo è stato appurato in sede di commissione d'inchiesta. L'impianto sprinkler a bordo della nave non è mai entrato in funzione durante l'incendio. L'impianto sprinkler è quello che emette e fa uscire l'acqua, come l'abbiamo visto prima. La legge di Murphy, Antonio, tu che l'hai fatto per tanti anni, sai meglio di me che per la legge di Murphy le radio si scassano di notte, col brutto tempo, e quando soprattutto ti servono, dico bene? Certo. È una legge scientifica. Fattori poi contingenti, presenza di nebbia davanti al porto, posizione della nave Agip Abruzzo che dalle immagini satellitari è stato appurato non essere idonea, segnalazione non precisa da parte del comandante dell'Agip Abruzzo, su questo poi a fine presentazione interverrà Stefano perché ha anticipato un qualche cosa che ahimè è stato rilevante, e infatti questo portò alla difficoltà nell'individuazione della nave del Moby Prince dopo l'impatto. La ricostruzione che è stata fatta in sede di processo fu che la nave stava uscendo tranquillamente dal porto, appurato però che uscisse a una velocità non prevista dal regolamento marittimo. A un certo punto la petroliera era ferma all'esterno del porto, scende il l'addetto che doveva aiutare la nave a uscire, la cosiddetta Stefano aiutami, questa è la pilotina, chi è che esce, l'addetto come si chiama, il pilota che fa... Sì, il pilota del porto, sì. Il pilota del porto, esatto, la pilotina. La nave quindi esce dal porto direzione Sardegna, impatta la petroliera, si sviluppa l'incendio e arrivano poi i soccorsi, ok? Questo, signori, è quello che è successo nella realtà. Nave Moby Prince. Le operazioni ovviamente di soccorso. Questa qua a destra che vedete è quando la nave è affondata all'interno del porto, Foto all'interno della nave. Questa era la Agip Abruzzo.
Altro evento negativo che avvenne fu il traforo del Monte Bianco, 1999, 26 marzo, Monte Bianco, un camion prese fuoco quindi all'interno di questo tunnel che collega l'Italia con la Francia. Quindi questo camionista entra all'interno del tunnel, a un certo punto questo camion incomincia a prendere fuoco, lui prova ad intervenire con l'estintore di bordo cercando di estinguere il principio di incendio a bordo del camion, purtroppo quando ormai è troppo tardi. ...39 morti, venne ovviamente danneggiata la struttura del tunnel. Oggi il tunnel chiaramente ha ripreso a funzionare con tutta una serie di procedure di sicurezza ovviamente modificate e cambiate, ok? Quindi aumenta la velocità, scusate, viene stata ridotta la velocità consentita, aumenta la distanza tra i veicoli in posta, presenza di una squadra dei vigili del fuoco costantemente all'interno della galleria, stazione di SOS è aumentata ogni 100 metri, nicchia antincendio ogni 150, chi è stato coinvolto, ovviamente squadre di soccorso. E scusate, c'è qualcuno col microfono acceso, però se lo può spegnere, perché sennò c'ho ritorno in cuffia, grazie. Quindi vennero coinvolti vigili del fuoco italiani, francesi, personale di gestione dell'impianto, scusate, personale di gestione dell'impianto della galleria, gli automobilisti e gli autotrasportatori, ok? Quindi sono state realizzate delle simulazioni per comprendere come si è sviluppato questo incendio e una delle criticità principali fu che a bordo del camion vi era della margarina, sostanza utilizzata per fare i dolci. Da delle prove effettuate è risultato che essa è altamente infiammabile. Quindi sono state fatte delle prove dimostrando che questo materiale, prendendo fuoco, aveva un carico di incendio e una velocità di sviluppo delle fiamme devastante. Le criticità evidenziate erano ovviamente la presenza di materiale altamente infiammabile nel traforo, la criticità nelle comunicazioni fra le squadre di soccorso italiane e francesi, il personale che doveva gestire l'emergenza da parte della galleria mostrò ovviamente delle carenze. Uno su tutti in buona fede fu quello italiano che aprì i condotti di ventilazione vedendo dalle immagini le persone che stavano scappando a piedi. Le tempistiche di intervento non vennero adeguate, considerate che in quell'evento ci furono le squadre di soccorso dei vigili del fuoco che non riuscirono ad arrivare al centro della galleria, che addirittura vennero recuperate da altre squadre di soccorso. Ovviamente c'è sempre la fortuna del povero, tirava l'aria dal lato Francia al lato Italia, quindi chi si trovava dal lato Italia non riuscì ad intervenire rapidamente e addirittura molti automobilisti perirono per la presenza di fumi e gas tossici. L'autista, sapete perché se ne è accorto tardi? No, questo lo dico a fine presentazione, perché vi fa capire come a volte degli elementi banali possono poi avere un effetto devastante sul riuscito o meno di un intervento. Il camion ovviamente si è posizionato esattamente al centro del tunnel e questo purtroppo portò a questi effetti devastanti. Questo è quello che avvenne. E oggi ovviamente
sono cambiate tutta una serie di misure di sicurezza e di attrezzature legate all'interno, con anche tutta una serie di esercitazioni che vengono svolte periodicamente. Nel settore anche aereo ci sono state delle tragedie che hanno rivisto, diciamo, anche la sicurezza sul lavoro. 2001, aeroporto di Linate, l'8 ottobre, ci fu un incidente aereo tra un aereo privato e un aereo di linea. Vennero coinvolti due aerei, uno con, mi sembra, 5 persone a bordo, l'altro invece a pieno carico. ...118 morti. L'aeroporto ovviamente fu interdetto per un lungo periodo e poi, cambiate le procedure di sicurezza, è stato ovviamente riaperto al traffico aereo normale. Vennero coinvolti i soccorsi di vigili del fuoco interni, le squadre di soccorso esterne, il personale di gestione dell'aeroporto, le forze dell'ordine. Le criticità evidenziate, ecco, scusate, qua mi è saltata la presentazione, la segnaletica a terra era inadeguata, la procedura di avvicinamento alla pista dell'equipaggio del Cessna fu sbagliata, erano fuori uso i radar di terra e i sensori di incursione della pista, tempistiche di intervento non adeguate ed errori del controllore del traffico aereo durante la fase di gestione. Come fattori contingenti ci fu, ovviamente, quella mattina vi era un'enorme presenza di nebbia, c'erano già stati dei near miss precedentemente e l'identificazione della tipologia, dato il momento storico, avvenne perché l'incidente è dell'8 ottobre del 2001. Un mese prima era avvenuto l'attentato delle Torri Gemelle e pochi giorni prima l'America aveva dichiarato guerra all'Afghanistan. Quindi le forze dell'ordine presente pensarono immediatamente a un attentato. Questo creò dei ritardi consistenti sia da parte dei soccorritori che da parte della gestione delle forze dell'ordine. Ok? Questi furono i due aerei coinvolti. Vedete, ci fu proprio un errore di passaggio all'interno della pista. Uno dei fattori rilevanti, sapete quale fu? Che le scritte a terra R45 R82 hanno un codice preciso perché serve al pilota per identificare la pista su cui si sta immettendo. Ecco, quelle non erano state mantenute, erano scolorite, si vedevano male. Ci fu poi un processo con tutta una serie di condanne per chi era stato coinvolto. E oggi ovviamente Linate rappresenta uno dei fiori all'occhiello degli aeroporti. Questo invece è quello che è successo poco tempo fa, circa quasi tre anni fa, a Corinaldo, dove alla discoteca Lanterna Azzurra in Ancona venne spruzzato dello spray all'interno della discoteca in attesa del concerto di un rapper italiano. Tutti si precipitarono all'esterno, il personale non fu in grado di gestire, personale security, l'efflusso all'esterno delle persone. E quindi ci fu
un assembramento con lo schiacciamento delle persone. Con il cedimento di una balaustra che fece cadere molte persone all'interno del fossato. Ovviamente il processo è ancora in corso. Il locale è stato posto sotto sequestro. Ci sono due filoni di indagine, uno per l'aver spruzzato lo spray urticante all'interno del locale, l'altro per la carenza delle misure di sicurezza. Furono coinvolti ovviamente i vigili del fuoco, il personale delle ambulanze, il personale di gestione del locale, alcuni genitori dei figli che attendevano, alcuni genitori che attendevano la fine del concerto fuori dal locale, e i familiari che appena ebbero la notizia accorsero sul luogo. Criticità evidenziate: non vi erano vie di fuga adeguate, mancanza di formazione del personale addetto alla security. Uno degli errori fu che il personale della security fece rientrare i ragazzi all'interno e non all'esterno. Le tempistiche non erano adeguate alla tipologia di struttura. Molte persone vennero fatte sdraiare sulla strada e quindi i mezzi di soccorso ebbero difficoltà ad arrivare. Per quanto riguarda invece i fattori contingenti, come avete già letto, di notte in piena campagna con presenza di minorenni, molti poi andarono subito via e quindi fu difficile fare la volgarmente detta conta delle persone. Questo chiaramente ebbero degli effetti negativi sulla gestione dell'evento. Ma soprattutto il fatto fondamentale fu che il panico, una volta che si diffuse, non venne minimamente controllato. Queste furono le operazioni di soccorso. Chiaramente le indagini sono ancora in corso. Quindi, in conclusione, come possiamo migliorare il futuro? Chiaramente con una maggiore diffusione della cultura della sicurezza. Questo è l'incendio di Londra. Considerazione sui problemi di sicurezza in fase di progettazione. Questo che vedete è l'evento che avvenne a Viareggio nel 2009. Mantenimento delle misure efficaci, quella che vede Beirut, e intensificare le attività di prevenzione. Quindi, in conclusione, per poter progettare al meglio e saper gestire la sicurezza al fine di prevenire questi eventi, a me piacciono molto le citazioni storiche. Cesare diceva che nessuno rimane, anche il più forte rimane turbato da una circostanza imprevista. Si possono provare tanti modi, ma la soluzione efficace è una sola. E se è fondamentale coniugare sempre la teoria con la pratica. E a volte basta poco per ottenere grandi risultati, come diceva Sun Tzu nell'Arte della Guerra. La perfezione si raggiunge sempre, cioè se io penso di poter migliorare subito e tutto, sbaglio in partenza. Mozart diceva: la percezione si raggiunge per gradi.
von Clausewitz diceva che nei momenti più forti, nei momenti, scusate, più diciamo delicati, quello che conta è sempre il sentimento dell'uomo che domina. In merito invece al tempo, questo signore qua diceva: potrò perdere una battaglia, ma non potrò mai perdere un minuto, perché lui diceva sempre: il tempo è l'unica risorsa che non si può recuperare. Questo signore qua ribadiva il concetto del coniugare la teoria con la pratica. Quindi il concetto, come diceva Van Gogh, di mettere insieme tante piccole cose per far sì che venga raggiunto l'obiettivo finale. Lincoln ci ricorda quanto è importante preparare, tra virgolette, prima le cose per poi ottenere un migliore risultato dopo. Nella gestione di un evento, la gestione con la direzione devono andare di pari passo. Saper cambiare e sapersi adattare alla contingenza degli eventi rappresenta un elemento fondamentale, come diceva Churchill. Il signor Patton diceva: un buon piano messo in pratica subito è meglio di un piano perfetto che verrà avviato la prossima settimana. Quindi a volte delle cose buone fatte subito sono più efficaci di cose perfette fatte domani. Ma soprattutto Eisenhower esalta la figura della preparazione e della pianificazione, perché se non prepariamo e non pianifichiamo subito le cose che ci servono, poi c'è il rischio che quello che diveniva banale in realtà poi diventa fondamentale dopo. E da buon ingegnere meccanico, questo signore qua diceva sempre: le chiacchiere stanno a zero se quelli vincono, vuol dire che sono più veloci. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e professor Cecchini, io avrei finito, insomma, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, qualche... E se qualcuno vuole approfittare per fare anche osservazioni, a me veniva ad esempio come un po' filo portante tutti questi esempi che ci hai fatto, c'è l'aspetto del comportamento umano, spesso è causa o concausa di incidenti anche molto gravi, no? E quindi di conseguenza l'importanza della formazione, dell'informazione, addestramento. Prima, quando facevi vedere il traforo del Monte Bianco, mi viene in mente che quando arrivi lì oggi, se hai la radio accesa in macchina, perdi tutti i canali e ti entra in funzione invece un canale unico dove ti avvisano, ti danno tutte le informazioni per la gestione dell'emergenza all'interno del tunnel. Quindi quando viaggi all'interno del tunnel la radio ti dà le informazioni. Sì. Quindi l'importanza dell'informazione e della formazione oltre che della preparazione. Quindi mi sembra questo anche un settore molto, diciamo, da approfondire, diciamo, e da porre in primo piano in ogni situazione che ha a che fare con la sicurezza dell'uomo. Purtroppo poi c'è da combattere anche contro la disinformazione, nel caso frequente anche in questi periodi di pandemia, quindi c'è tanta confusione fra informazione, diciamo, che ha un valore scientifico, tra virgolette, invece tanta disinformazione, sentito dire, che poi si diffonde a macchia d'olio creando dei grossi danni. Stefano, volevi aggiungere qualcosa lì sul discorso del Moby Prince? No, vabbè, ma molto brevemente. Intanto, vabbè, è una trattazione molto interessante, perché per chi si occupa di analisi del rischio anche sulla base degli incidenti rilevanti,
una delle cose più importanti nella programmazione della sicurezza, eccetera, è soprattutto lo studio delle cosiddette esperienze operative, cioè quelle che hai fatto vedere tu proprio sulla base di quello che è già successo e imparare dalla storia, da quello che è successo e di come minimizzare, perché poi purtroppo il rischio zero non esiste, ma come minimizzare la possibilità che cose del genere rientrino, ci siano. La cosa più importante, come diceva il professor Cecchini, è soprattutto il comportamento delle persone, perché statisticamente gli incidenti, anche quelli più grossi, succedono per errore umano / errori operativi, quindi carenza di formazione, carenza di procedure, eccetera, cioè non sono mai gli incendi. Nel caso, per esempio, della direttiva Seveso, lì è successo che l'incidente è successo il 10 di luglio a mezzogiorno e mezza, quindi fine turno, quasi estate, una cosa e quell'altra, si sono dimenticati il reattore acceso, con le valvole chiuse, quindi a un certo punto il reattore ha fatto le cose di sicurezza del reattore, quindi a livello di apparecchiature il loro mestiere l'hanno fatto, perché la valvola di sicurezza del reattore ha sfiatato, quindi il suo poveraccio l'ha fatto, però sfiatando la valvola di sicurezza ha liberato la nube di diossina che poi ha fatto il casino che sappiamo. Quindi lì l'errore è stato umano, perché per carenza di procedure, perché le persone non si sono rese conto che chiudendo le valvole all'ingresso e all'uscita del reattore ci sarebbe stata quella sovrappressione che ha causato poi lo sfiato della valvola di sicurezza, l'errore è stato quello e non delle macchine. Le macchine poi sono stupide e fanno quello che gli diciamo noi, quindi gli errori sono sempre quelli. Brevemente, tornando al discorso invece della MobiPrince, come accennavo prima anticipandoti, lì avendo parlato, avendo letto anche poi tutte gli atti parlamentari, perché poi lì ci sono state ovviamente commissioni d'inchiesta eccetera, lì la cosa più tragica è stata proprio quella, cioè il mancato coordinamento dei soccorsi. Lì quando è successo, che purtroppo era di notte, sono intervenuti i vigili del fuoco, la capitaneria di porto non è intervenuta subito, o perlomeno non c'era il comandante della capitaneria di porto, quindi non si sono coordinati, nessuno si è reso conto subito che ci fosse la MobiPrince coinvolta, perché nel frattempo per la deriva la petroliera ha continuato ad andare, quindi i vigili del fuoco sono arrivati nella nebbia, per cui c'era anche quel problema lì, si sono diretti subito verso l'AGIP Abruzzo per andare a spegnere, a intervenire, mentre nessuno si è reso conto per parecchio tempo, si parla anche di delle mezz'ore di tempo, che c'era una nave passeggeri con 150 persone a bordo che stava bruciando un paio di miglia più in là. E quindi quando sono intervenuti lì, purtroppo non c'era più niente da fare, perché non sono neanche riusciti a salire sulla nave in mezzo di soccorso, perché era già in fiamme con temperature altissime. Poi vabbè, se uno vuole andarsi a vedere su internet, ci sono anche poi tutte le cose più, anche qua sul discorso di complotti, eccetera, anche qua c'è di tutto di più, però purtroppo quando facevi riferimento alla legge di Murphy, se qualcosa può andare male lo farà, è assolutamente stata valida anche in questo caso qua, purtroppo. Quindi lì è proprio stata una, al di là degli errori operativi che ci sono stati, che hanno causato lo scontro, ma ci sono stati poi grosse carenze dal punto di vista proprio del coordinamento degli interventi di soccorso. E boh, niente, comunque... Infatti, in merito al MobiPrince avevo preparato anche un video. Mm-hmm. Professore, lo posso far vedere un attimo? Tanto tra un minuto. Certo, sì. Certo. Allora. Si vede? Sì. Un video la cui verità non si può negare. Rada di Livorno, la mattina dopo la collisione. Sì. La Mobi è ancora fumante. In lontananza si vede l'AGIP Abruzzo ancora in fiamme. Passa un elicottero dei carabinieri. Sono le 7:30 di mattina. La MobiPrince è stata agganciata e viene trainata in porto dai rimorchiatori. L'obiettivo della telecamera scorre la Mobi completamente bruciata. La fiancata. La poppa. Si scorge qualcosa, una macchia rossa. Torniamo indietro e rallentiamo. La macchia rossa è il corpo di un passeggero. È integro. I vestiti a posto, tutto intorno la nave è completamente bruciata, ma il corpo no. È impossibile. L'unica spiegazione è che l'uomo è arrivato lì dopo le fiamme, probabilmente viene da sotto, dall'interno. È rimasto vivo tutta la notte.
e poi, quando ha sentito i rumori dei soccorritori, alla luce del giorno ha trovato la forza di salire, uscire sul ponte ancora rovente per farsi vedere. È arrivato fin lì e poi ha perso i sensi. 2 ore dopo il Moby, rimorchiato, arriva in porto. Salgono i vigili del fuoco e questo è l'uomo della camicia rossa. Ormai carbonizzato, combusto dal calore delle lamiere. Questo purtroppo è quello che è successo, cioè nel senso che ci fu questo famoso uomo dal maglione rosso che venne individuato all'indomani, non si sa come è riuscito a venire fuori e purtroppo è svenuto, quella era, capirai, una bomba di calore, tutte quelle lamiere che hanno purtroppo causato il decesso dell'unico sopravvissuto. E chissà quanti magari ce n'erano ancora giù che non sono riusciti neanche a uscire o non hanno voluto uscire in quel momento lì. Magari se l'intervento fosse stato più tempestivo. Ma vedete, a proposito per esempio di, come si suol dire, della fortuna del povero, quando a volte anche le cose funzionano, teniamo conto che quando si parla di sicurezza, Antonio, facevamo sempre una battuta insieme, chi fa prevenzione non è detto che abbia gloria, anzi quasi non ce l'ha. Cioè, Ponte di Genova, sappiamo tutti cosa è successo, nel cantiere del Ponte di Genova morti 0 e c'è stato un incendio che è stato gestito egregiamente. Avessi avuto il morto, ci avevi i titoli in prima pagina. Cioè, quando le cose funzionano nell'ambito della sicurezza, io oggi non l'ho fatta vedere perché ovviamente non è oggetto del corso, ma ci sono stati tanti eventi nei quali le procedure di sicurezza hanno funzionato. Quindi è chiaro che il danno ce l'hai, il ferito ce l'hai. Se fosse scoppiato, cioè Corinaldo, cos'è che hanno tutti detto? Se questi fossero scappati fuori, infatti ci sono 2 filoni dell'inchiesta diversi, a seguito di questi ragazzi che hanno spruzzato lo spray urticante, è chiaro che qualcuno si sarebbe fatto male, ma non ci avresti avuto quella strage. Per dire un altro evento, quando le cose hanno funzionato, molti di voi sicuramente si ricorderanno, ecco scusate, stanno a fare prove, molti di voi si ricorderanno sicuramente quello che è successo, anzi vi faccio vedere al volo, la nave dell'Andrea Doria. Questa negli anni 60 ci fu un incidente perché la Stockholm l'ha presa in pieno, quindi parliamo quindi di una nave che colpì fondamentalmente questo transatlantico. La Stockholm riuscì a rimanere a galla, fu danneggiata solo nella prua, mentre l'Andrea Doria invece l'Andrea Doria invece purtroppo andò a fondo parecchie ore dopo l'impatto. Ecco, tenete conto di una cosa, qui i morti ci furono, quindi non è che l'evento rimase purtroppo senza conseguenze negative, però tenete conto che in quel caso venne riconosciuto che l'equipaggio dell'Andrea Doria si comportò egregiamente perché il comandante con tutti gli ufficiali coordinarono i soccorsi, e quindi uno per esempio degli elementi fondamentali fu il fatto che le squadre di soccorso che dovevano alimentare l'impianto a bordo della nave per mantenere l'illuminazione attiva, addirittura con le secchiate di carburante lo gettarono all'interno dei generatori, e infatti è stato riconosciuto ufficialmente che l'Andrea Doria si inabissò ancora con le luci accese. Questo perché fu un elemento fondamentale? Perché quando arrivarono i soccorsi era notte. Il fatto di mantenere le luci accese permise le sfiltrazioni del personale a bordo della nave, quindi prima le donne, poi i bambini, poi i ragazzi, poi le persone anziane, poi l'equipaggio, poi gli ufficiali e per ultimo il comandante. Quando queste persone fuoriuscirono sfiltrarono dalla nave a bordo delle navi di soccorso e delle navi che nel frattempo erano giunte, questo permise che non ci fu una strage via di Costa Concordia. Questo per dire cosa? Che a fronte anche di eventi negativi, la cosiddetta fortuna del povero, come viene detta, si può però, grazie alla formazione e alla gestione del personale, sia a bordo della nave, sia di chi deve coordinare i soccorsi, si possono avere dei danni, ma non si ha la strage.
banalmente, uno dei problemi più grossi che ci fu che nel momento in cui avvenne l'impatto, era notte, molte delle persone, tra cui gli ufficiali, stavano dormendo. Quando arrivarono tutti sul ponte, non appena avevano sentito diciamo, il rumore dell'impatto, nell'iniziare a coordinare i soccorsi, molti stavano ancora in pigiama. Quindi, non avendo l'uniforme, non venivano scambiati per gli ufficiali che dovevano coordinare le attività di soccorso. Questo all'inizio creò del panico. Poi, però, per fortuna, il comandante diede ordini di rivestirsi a questi ufficiali, non per una questione di estetica o per il freddo, per dire se non avete l'uniforme non vi riescono a riconoscere. Ok? Detto ciò, quindi, per esempio, uno dei problemi, sempre anche il discorso dei vigili del fuoco. Molti morti a Chernobyl ci furono tra le squadre di soccorso proprio perché non alcuni, questo nella serie si vede bene, non si rendono conto di che cosa loro vanno, su che cosa, scusate, loro vanno a intervenire non appena avvenuto l'evento negativo. I vigili del fuoco arrivano, stanno immediatamente a contatto con sostanze altamente tossiche, radioattive. Oppure, per esempio, uno dei motivi del traforo del Monte Bianco. Perché sto camionista non si è fermato subito? Perché mentre camminava gli facevano i segnali coi fari, ma pensava che fossero i camionisti che lo salutavano. E una delle procedure adesso che loro hanno è il fatto che devono controllare lo stato dei mezzi che entrano nel camion, che entrano nel tunnel. Cioè, questo camion era salito dal versante francese, che chiaramente è costituito da salite estremamente consistenti. Probabilmente c'è stato l'attrito tra il paraurti e la gomma, o comunque gli organi meccanici erano stati particolarmente sollecitati, quindi più facilmente propensi a prendere fuoco. Nessuno si è accorto nel momento del controllo che questo camion aveva a bordo un principio di incendio. Perché dico questo? Perché nella ricostruzione si sono detti, tutti noi sappiamo quanto si possa sviluppare rapidamente un incendio. Se questo ha preso fuoco al centro del camion, cioè se si è sviluppato l'incendio all'interno del tunnel, questo è già entrato che c'era il problema. Non si può essere sviluppato durante diciamo, durante il tragitto all'interno del camion, all'interno, scusate, del tunnel, ok? E quindi hanno adesso utilizzato adesso delle strumentazioni più sofisticate con dei, diciamo, dei controlli più intensi perché tra che lui entra e tra cui lui si ferma all'interno del tunnel è stato calcolato un tempo tale per cui inevitabilmente il problema si doveva essere verificato già prima che questo entrasse. Per di più, se lui avesse continuato a correre col camion, cosa succedeva? Che le fiamme continuavano a tenersi basse e quindi l'incendio continuava e si sviluppava perché chiaramente arrivava altro ossigeno. Ma tenendosi le fiamme basse non avrebbe coinvolto il carico di margarina che stava sopra. Arrivava fuori, lì a quel punto il camion prendeva fuoco, però interveniva immediatamente. Tutto il problema nasce che sto camion si ferma, nel momento in cui si ferma le fiamme, anziché stare, diciamo, detto volgarmente orizzontali, passano verticali, a quel punto avvolge il camion e il gioco è fatto. Ok. Diciamo, questi eventi chiaramente, come diceva prima Stefano, ovviamente purtroppo di queste ci sono diversi, di problemi di procedure, di intervento e quant'altro, però diciamo, rappresentano il motivo per cui tutte queste storie hanno poi dato adito e hanno fatto poi, tra virgolette, hanno dato poi lo spunto per migliorare, integrare e cambiare le normative in ambito di sicurezza. Sì, ma infatti, per esempio, la direttiva Seveso che nasce, perché l'incidente di Seveso succede nel 76, quindi fine anni 80, esce la direttiva Seveso. All'inizio la direttiva Seveso era praticamente tutta impiantistica. E nella Seveso 2, che esce a metà anni 80, dell'88 mi sembra, in cui si sposta tutta l'attenzione dalla parte impiantistica alla parte, al fattore umano sostanzialmente. Certo. Perché poi è quello sostanzialmente. Tu puoi avere l'impianto più sicuro e più perfetto che vuoi, ma se non lo sai usare, poi succedono Certo. disastri. Sull'Andrea Doria mi viene da fare una battuta, per cui se tu ti chiami una nave Doria, quello
qualcosa poi va a finire che succede. Però, quindi quello è stato anche un problema del nome, però vabbè, insomma. Certo, vabbè, facciamo finta che non ho sentito, va. Tanto non ci senti, c'è un mio professore che è da Lazio. E ognuno c'ha i suoi. Ognuno c'è i suoi. Beh, considerate un'altra cosa, per esempio, a proposito della fortuna del povero, che è stato attestato che quando avvenne l'incidente di Linate, uno dei motivi del ritardo dei soccorsi fu che il vigile del fuoco doveva rispondere al telefono, diede un codice diverso perché l'incidente avviene alle 8, l'8 ottobre, e alle 8 di mattina Stefano sa perfettamente, come anche Antonio, che c'è il cambio turno, quindi c'è, smonta il turno di notte, monta quello di giorno. Fortuna del povero, il turno di notte smonta qualche minuto prima, il turno di giorno arriva con qualche minuto di ritardo. Squilla il telefono, che non deve mai squillare, quando non c'è nessuno e quando l'unico vigile del fuoco stava sotto la doccia. Lui corre, risponde, gli dicono un codice e lui immediatamente trasmette quel codice alla torre di controllo, perché chi comanda dentro l'aeroporto è la torre di controllo. Quindi se scoppia un incendio, io non dico Stefano, c'è sta un incendio movide, dice attenzione emergenza, Alfa Eco Papa Tango 8913, è un codice che ti dice c'è una particolare tipologia di incidente. Che succede? Loro sbagliano a dire questo codice, quindi partono gli APS, le autobotti, parte tutto, ma avevano il codice di aereo in fiamme, quindi si predispongono all'inizio della pista pronti ad intervenire. Perché questo? Perché quando arriva l'aereo, i Vigili, i Dragon si mettono dietro l'aereo, potenza massima, e già iniziano ad aiettare la schiuma sull'aereo in fiamme. Quindi loro erano configurati e pronti per quel tipo di intervento, invece l'intervento era stato un altro. Tant'è vero che io, considerate, ho avuto il piacere di parlare con uno dei funzionari di polizia che intervenne per primo. E un evento, un aspetto che non è stato, se vedete nei documentari, non considerato all'altezza, diciamo non particolarmente evidenziato, è stato il fattore in cui loro in piena nebbia, perché le foto sono delle 10, delle 11 quando si vede tutto, ma in realtà l'incidente avviene alle 8 quando non si vede dagli occhi alla punta del naso. Quando loro sentono questa esplosione, il giorno prima l'America aveva attaccato gli Afghanistan, pensano subito all'attentato, arrivano, trovano questo magazzino in fiamme. E quindi dicono, per di più, manco farlo apposta, il deposito bagagli, hanno detto, qui è la bomba che hanno messo dentro la valigia. Quando incominciano a vedere che c'è l'aereo, dicono, qui ha sbagliato l'aereo e se ha preso in pieno il deposito. Poi a un certo punto, cosa succede? In prossimità del deposito, vedono due strisce di gomme. Praticamente, cioè, vedono già in lontananza, arrivano due poliziotti e dicono, guarda che noi abbiamo visto delle strisce sul prato, dei segni neri, e non capiscono. Quindi capisco, cioè c'è qualcosa che non torna. Dicono, andate un po' a vedere da dove vengono queste strisce. Allora, cioè, qual era il problema? Cioè, loro avevano capito che l'aereo non era decollato dritto per dritto, ma era passato sull'erba. E quindi dicono, guardate che ci sono queste strisce da cui dicono c'è stato qualcosa che non è andato. Anzi, scusate, mi sono espresso male, loro vedono prima le strisce, vedono il deposito in fiamme, vedono queste strisce, vedono che queste strisce vanno dentro il magazzino e quindi capiscono che c'è l'aereo, però girandosi indietro dicono, ma da dove arrivano queste strisce nere? Avete presente, no? Le classiche strisce nere sull'erba. A quel punto il funzionario di polizia dice, prendete una macchina e andate a controllare. Loro risalgono, ta 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 ta, e da queste strisce nere vedono che c'è qualcosa di nero. Vedono che c'è un'altra carcassa, a quel punto dicono è stato un incidente tra aerei. Il ritardo però che c'è stato dei vigili del fuoco, le hanno, tra virgolette, la procura ha detto sì, c'è stato un errore da parte delle procedure, però non ha influito sull'esito dell'incidente. Tradotto, anche se fossero arrivati in tempo, quelli erano tutti morti. Perché poi il problema fu che tutte queste persone impattarono all'interno dell'aereo, staccandosi i sedili. E potete immaginare che scena si sono trovati davanti ai soccorritori. Quindi il problema grosso fu che, a proposito delle tempistiche di intervento, ripeto, non ha influenzato l'esito dell'intervento perché sarebbero tutti morti, ma la nebbia, l'attentato il giorno prima,
e la tipologia di incidente hanno fatto sì che i soccorritori stessi non si sono immediatamente resi conto di quello che era successo. Tant'è vero che anche col Moby Prince, dall'inchiesta, dalla commissione parlamentare, sì, ci sono stati dei ritardi, però era anche notte, con la nebbia, ci furono delle cause contingenti. E quindi, insomma, come dice quel detto, col seno del poison piene le fosse. Sì, assolutamente sì. Ma una cosa simile a quella lì, perché anche lì è successo cambio turno, ce l'abbiamo anche avuto qua a Genova quando è crollata Ah, esatto, io non l'ho citata, ma la torre dei piloti la qua a torre dei Genova. Vabbè, piloti, come lì c'è no? stato un errore di base, di progettazione, perché l'hanno messo sul bordo della banchina, quindi lì un minimo errore di manovra della nave l'ha buttata giù. Però anche lì è successo di notte, proprio al cambio turno dei piloti. Infatti qualcuno ci è rimasto nell'ascensore mentre salivano e scendevano Sì. dal coso. Sì, ma lì purtroppo sono le cause, ma voglio dire, purtroppo nella disgrazia che si faccia almeno che l'utilità di queste cose, anche per i morti che ci sono stati, che sia utile perché servano nel futuro queste Ah, esperienze. vedi, per me Stefano, e poi concludo con un tono di pizzico polemico. Quando io leggo i titoli, dopo, soprattutto dopo Corinaldo, ci vuole più sicurezza, i gestori di quel locale, io so da fonti certe che sono stati purtroppo minacciati, hanno dovuto lasciare il paese, tutti indignati. Molte delle persone che gridano alla sicurezza sono le stesse persone che anni e mesi prima, quando si andava a fare le feste per locali, dicevano che non te fanno entrare, non è possibile, cioè non si può cioè, se tu ti ricordi, è come quando tu vai in Formula 1, se non metti le misure di sicurezza, non ti puoi ricordare la sicurezza della Formula 1 solo quando ci scappa il morto, te devi mettere prima. E lì quando ci sono stati questi eventi, queste feste dove c'è entrato il quadruplo delle persone che potevano entrarci, e tu che fai sicurezza mi insegni di me quanto ci voleva a dire agli addetti alla sicurezza, ragazzi, se scoppia un'emergenza, fatele fuoriuscire all'esterno. Cioè, se tu vedi quella casa, è la classica ex fattoria che è stata riqualificata. Quando c'è stato l'evento, anziché farli uscire, e bastava farli uscire sul piazzale antistante la discoteca, lì nella foto dove si vede che ci stanno i fiori, quello era un piazzale che se tu gli facevi uscire tutto sul parcheggio, sì, qualcuno ti si poteva far male, ma c'è qualche ferito, ma la cosa non iniziava e lì finiva. Sì. E questi non li hanno, addirittura alcuni bodyguard, vedendo che questi uscivano di corsa, pensavano a chissà che cosa, addirittura li hanno fatti rientrare, li hanno bloccati. Ti puoi immaginare cosa è successo? Poi non ti è successo a personale preparato o adulto, è successo al ragazzino che va nel panico subito. Appunto. Ok? È così. Ok, prof, io avrei finito. Bene, va bene. Grazie Gianluca. Grazie a voi. Grazie a tutti per essere, insomma, per aver seguito fino all'ultimo questo incontro, che è il primo di quest'anno. Vi ricordo già il prossimo appuntamento, che è del 21 gennaio, con Lavorare per la sicurezza sul lavoro, la nuova prassi UNIPDR 87-2020, uno strumento per l'RSPP che terrà Francesco Battelli. Poi seguiranno anche altri webinar sempre in materia di sicurezza, il 22 gennaio uno su che terrò io, poi ci sarà appunto Stefano sulla sicurezza nell'uso del GPL, con le norme per installazione di serbatoi e impianti utilizzatori e procedure di prevenzione incendi. Ci sarà poi un altro il 27 gennaio di Lucio Confessore sul lavorare per la sicurezza, la gestione dei rischi per i lavoratori derivanti dall'uso delle attrezzature. Quindi insomma, questo è il primo di una serie di appuntamenti, secondo me molto interessanti, che vi invito ovviamente a seguire. Quindi rimanete insomma aggiornati con Porta Futuro Lazio e niente di nuovo, se non ci sono ulteriori interventi, ringrazio tutti e vi do quindi appuntamento al webinar del 21. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, arrivederci, ci sentiamo. Tanto noi ci vediamo poi il 26. Ok.